Hola, 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 eccomi qua, molto veloce questo video, è solo un aggiornamento di PronoGoal, un file che è presente nel catalogo da 2 o 3 anni, credo, ed è un file che ha avuto il suo successo e ogni tanto continua ancora a essere richiesto, ma per tutti quelli che ce l'hanno c'è bisogno di questo aggiornamento perché ancora una volta, insomma, Socia Stats, il sito a cui si fa riferimento il file, insomma, prende i dati da quel sito, insomma, ha cambiato ancora qualche cosa e quindi, come sempre, bisogna fare l'aggiornamento. Però questa volta passa alla versione 5, l'ultima era la 4.2, mi pare, una cosa del genere, insomma, perché negli anni ha avuto varie modifiche, il file, modifiche, aggiornamenti. Adesso arriva alla versione 5 perché fermo restando che il file resta tutto uguale, è cambiato in relazione al fatto che insomma di queste modifiche che dovevo fare, è cambiato il modo di attingere i file i dati da SocialStats che prima andavano copiati, adesso invece con la versione 5 inseriamo il link come su altri file di questi ultimi tempi, insomma, inseriamo il link e il file va a caricare tutto. Così come anche per l'aggiornamento dei risultati finali il giorno dopo, solo il giorno dopo. Quindi se oggi carichiamo un palinsesto e lo archiviamo, ok, giochiamo i prono che abbiamo scelto, il giorno dopo, domani, andiamo ad aggiornare i risultati e così manteniamo in data i dati statistici del file. Ok, vabbè, veloce, veloce, bello, ce ne andiamo qui sul file che vedete, insomma, è cambiato in alcune cosine, sono state tolte delle icone, cambiato qualche cosa, c'è una procedura che prima bisognava fare, adesso non c'è più bisogno di farlo. L'unica cosa da fare è andare qui sul tasto, sul bottone importa e facciamo importare il palinsesto della giornata. Fa tutto lui, lasciatelo fare in pace, in grazia di Dio. Lui carica il palinsesto, ecco qua, pronto. Aggiornamento dati completato. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è. Ecco qua. Se casomai vi appare così, non è perché non ha caricato niente, è perché probabilmente, vedete qua, dovete far scorrere la barra verso l'alto, ok? Riportare la finestra in alto. Benissimo, ha caricato questi qua. Ora voi sapete che PronoGoal, ma per chi non lo sa, lo ribadisco, lo ripeto, PronoGoal è il pronosticatore di Multigol casa e Multigol ospite. Ovvero quanti gol farà la squadra di casa e quanti gol farà la squadra ospite. Va bene? Quindi abbiamo multigol casa qui del Camerun 1-3, 1-4, insomma quelli azzurri sono per i multigol casa, quindi attribuiti alla squadra di casa, e quelli in arancio sono quelli attribuiti alla squadra ospite. Qui abbiamo i dati di SocialStats sui quali si basano i parametri per calcolare il pronostico. Ok, benissimo. Quindi abbiamo caricato il palinsesto, scegliamo i nostri pronostici. Ok, 1-2, 1-3, 1-2, insomma, tutti quelli che vogliamo eventualmente scegliere. Qua abbiamo anche il filtro per filtrare eventualmente per pronostico. Ok, 1-2, 1-3, 1-4, insomma. Poi abbiamo il tasto archivia, lo clicchiamo e archiviamo il palinsesto. Ok? Questo ci porta all'archivio. Va bene? E qui sopra ci sono delle statistiche attualmente riferite a questi qua che sono stati già inseriti. Poi è stato inserita, aggiunta anche l'elimina riga, perché vedete in alcuni casi non c'è risultato finale, o la partita è stata sospesa, quello che sia, insomma, o lo inseriamo a mano se è disponibile su qualche sito tipo diretta.it,
e quindi la inseriamo a mano, oppure se la partita è stata sospesa o non c'è risultato, insomma, e quant'altro, possiamo cliccare qua su elimina evento, questo qua, questa gomma per cancellare la riga rossa, e quindi cancelliamo, ok? Così anche questo qua, per esempio, ce lo togliamo, e questo qua ce lo togliamo, pure questo, che è questo qua. Adesso possiamo andare direttamente qua anche, proprio non sbagliare riga, e togliamo pure questo. Ok, questi qua sono quelli che abbiamo caricato adesso. E che domani, cliccando qui su questa icona, verranno aggiornati i risultati. Ok, e qui si aggiorneranno anche le statistiche. Va bene? Poi abbiamo il cancello, la zera archivio, eventualmente questo qua, e il bottone che ci porta a questa statistica grafica dei pronostici. Va bene? Cliccando qui su pronostici, torniamo sul logo, torniamo qui al palinsesto. Va buono? Questo è quanto. Ok? Quindi tutto molto semplice e veloce. Basta solo cliccare qui, archiviare, e il giorno dopo cliccare su questo bottone per aggiornare il risultato. Fatto, tutto pronto. Va bene? Ok, ciao, ciao a tutti.